Ciao, sono a Singapore al Garden by the Bay. È un posto bellissimo. Infatti oggi è stata una giornata molto stancante e devo dire che stare in mezzo alla natura mi ha subito ricaricata. Ti faccio vedere questo posto meraviglioso, è veramente magico. Ci sono una quantità di specie di piante, vegetali, fiori, alberi, una biodiversità incredibile, oltre che queste strutture che rappresentano l'albero della vita, mi hanno fatto venire in mente Avatar e c'è veramente un'energia fantastica. Mi sono ricaricata immediatamente perché stare in mezzo alla città per me non è, diciamo, il luogo ideale, e qui veramente è magico. Te lo faccio vedere. Certo, è una struttura creata dall'uomo, ma a volte l'uomo fa veramente delle cose magiche. E c'è un parco immenso, veramente stupendo. Tra l'altro è vicino all'acqua perché c'è il fiume, non molto distante c'è anche il mare, quindi è veramente un luogo spettacolare, diciamo un'oasi di verde, un paradiso in mezzo alla città. Bene, allora quello che ti voglio suggerire oggi con questo video è proprio questo: il contatto dell'uomo con la natura è veramente qualcosa di magico, è qualcosa che fa parte proprio dello stato naturale dell'uomo. L'essere umano ha bisogno di contatto con la natura, e quindi qualunque siano i tuoi gusti, qualunque siano le tue passioni, il tuo modo di divertirti, il tuo modo di goderti il tuo tempo e la tua vita, poi hai sempre bisogno di tornare in contatto con la natura per centrarti e per trovare il tuo equilibrio interiore. Quindi cerca una sorta proprio di bilanciamento. Indipendentemente da dove tu vivi, tu puoi trovare degli spazi verdi in qualunque zona, in qualunque luogo, possono essere più o meno belli, ma ad ogni modo un po' di verde ti permette proprio di ricentrarti e di rientrare in contatto con te stesso, quindi questo è veramente importante. Inoltre, quando hai la possibilità, e se te lo vuoi permettere, quando sei in contatto con la natura, non entrare solo all'interno di uno spazio verde a livello fisico, ma entra proprio in contatto con tutta quella che è l'energia delle piante, del luogo in cui ti trovi, e magari entra proprio anche in contatto con alcune tipologie di alberi. Con gli alberi, ad esempio, è molto facile entrare in contatto, soprattutto con gli alberi viene a dire saggi e anziani, sì, perché comunque a me ad esempio è capitato, non so se è capitato anche a te, di sentire proprio il richiamo. Ad esempio ci sono alcuni alberi che mi chiamano proprio. Mi è capitato, sì, sicuramente l'avrai visto se mi hai seguito, quando ero in Sri Lanka c'era questo albero millenario che mi ha proprio chiamata e mi ha proprio, come posso dire, spinta ad entrare in contatto con lui. E in genere, se tu te lo permetti, se ti permetti di andare oltre quelli che possono essere magari i pregiudizi o il fatto di non credere a tutto questo, è normale non credere. L'unico modo per credere è quando tu fai l'esperienza, come ti dico sempre: non credere a niente, a nessuno, permettiti solo di essere aperto di idee, aperto di mente e di fare tutte le esperienze senza avere troppi pregiudizi, perché solo in questo modo tu puoi scoprire la tua verità, che è quella che tu acquisisci, che, con cui entri in contatto più che altro nel momento in cui tu fai esperienza. Quindi entra in contatto proprio con queste forme di vita, lascia che ti mettano in contatto con te stesso, lascia che ti trasmettano la loro saggezza, questo senso di pace, questo senso di connessione alla terra, e lascia che le magie possano accadere per aprire uno spiraglio proprio nella tua vita,
dove tu entri in contatto con la dimensione terrena e trovi magia anche nella dimensione terrena e nelle cose apparentemente più semplici, ok? E con questo ti saluto e ti auguro un magico momento di connessione con la natura. Ciao, a presto!